Buonasera, buonasera, benvenuti a Top Secret, la trasmissione che vi illustra le eccellenze dell'imprenditoria italiana. Questa sera sono con Luca Varnier, direttore generale di Agricom SRL. Arriva da Fossalta di Piave, benvenuto. Grazie mille Corrado, grazie a tutti per l'invito. Buonasera, benvenuto. Allora, come facciamo normalmente? Chiediamo subito la storia dell'azienda, perché secondo me dalla storia si capisce anche un sacco di roba. Sì, Agricom nasce dall'intuizione di Silvio Daniel e del figlio Giorgio, attuale socio unico, amministratore unico della società, che grazie all'allevamento della società agricola che 1990, sì. Sì, grazie all'allevamento che comunque gestivano con la società agricola, avevano intuito che per primi, o comunque erano tra i primi, della potenzialità del riutilizzo degli scarti alimentari. Quindi ritiravano il più possibile i prodotti alimentari dalle aziende produttrici per poi creare mangimi. Passati gli anni, nel 2000 è iniziato anche l'attività di produzione di biomasse, perché erano iniziati i primi impianti di biometano, biogas in Italia. Quindi, oltre all'attività di recupero degli scarti industriali, si è affiancata anche l'attività di recupero degli scarti dell'agricoltura per la fornitura agli impianti appunto di biogas, per incentivare la produzione di biogas. E a tutto questo hanno capito che serviva comunque una struttura importante, perché oltre a fornire i clienti dobbiamo anche andare a ritirare puntualmente gli scarti dell'agricoltura, che ha una sua stagionalità, principalmente quella del mais del nostro Veneto. Quindi siamo molto legati alla stagionalità su quel settore. Quindi fine agosto, metà agosto, dipende dalle annate, fino alla metà autunno. E, una logistica puntuale, veloce, che deve andare a soddisfare più che il cliente, il fornitore stesso, perché noi andiamo a fornire un servizio al fornitore. Sto pensando. Qualche tempo fa qualcuno disse: nulla si crea, nulla si distrugge. Voi siete il migliore esempio di una cosa del genere, anche perché veramente al giorno d'oggi non si può più sprecare niente. No, assolutamente. Ti faccio proprio un esempio. Questa mattina io ho una bimba di 6 anni, sì, che saluto, ciao Adele. Salutiamola. Stamattina da noi c'è la raccolta differenziata porta a porta. E, ritirando il bidone, mi ha fatto una domanda, è proprio nell'età dei perché, mi ha chiesto: ma perché buttiamo, dove va a finire tutta questa roba che buttiamo, che non è poca comunque. E io, durante la strada per venire qui in studio, ci ho fatto un pensiero, perché ho cercato da papà di dare una risposta corretta il più possibile. E ho cercato di spiegarle che comunque non viene buttato, ma viene ridata vita a questi prodotti. E pensandoci, venendo qui, effettivamente quello che noi facciamo in Agricom è il nostro essere, il nostro credo, perché noi vogliamo intercettare gli scarti e dargli vita. Infatti noi italiani dobbiamo cambiare anche il modo di pensare. La parola rifiuto, scarto, è una parola brutta che ci fa proprio... Un rifiuto è un no, ma infatti sono sottoprodotti, ex prodotti alimentari. Quindi dovremmo imparare in primis noi a chiamarli con il loro termine esatto. Quindi sì, sono sottoprodotti, non sono rifiuti, sono sottoprodotti che vengono rimessi in circolo, in un circolo virtuoso. Quindi noi li recuperiamo, li vogliamo ridare vita agli allevamenti, quindi andando come mangime. E poi quello che non può essere utilizzato come mangime, quindi scarto comunque dell'agricoltura, dato per la produzione di energia. Ma sai, le domande dei bambini apparentemente molto semplici in realtà sono quelle più difficili a cui rispondere. È vero. Proprio perché sono semplicissime. Verissimo.
Senta, quindi l'ha già accennato, l'ha già detto, esattamente che cosa fate, l'avete già detto, più o meno. Quindi la produzione di mangimi. Sì. E poi le biomasse. Che cosa sono queste biomasse, per chi non lo sapesse? Le biomasse, noi forniamo impianti di biogas e biometano, che sono, si vedono nelle campagne, di solito a fianco ad allevamenti, sì. Sono quelle cupole, sì, enormi, grandi, di solito più di una, che raccolgono il liquame, il letame degli allevamenti, però hanno bisogno di una parte che li asciuga, una parte che comunque dà da mangiare i batteri contenuti nel letame, nel liquame. E noi forniamo questi, che sono praticamente, le chiamiamo farinette, che è lo scarto delle piante, dell'agricoltura, della pianta principalmente del mais. Noi li andiamo a miscelare, sì, andiamo a creare queste farinette. Miscelare è proprio il termine un po' forse però tirato, però li andiamo a unire insieme ad altre materie prime e forniamo appunto questo, chiamiamolo mangime per batteri, che, ecco, incentiva la produzione di biogas, che mai come in questo periodo attuale, beh, infatti, per la produzione o di biometano o di biogas. Voi vi occupate anche di attività di logistica? Sì, assolutamente. Senza una logistica, Agricom non potrebbe essere leader nel settore delle biomasse. Una logistica comunque nata dalla costola della stessa Agricom, una logistica che è puntuale, veloce, che riesce a sentire le esigenze del cliente e dei fornitori. Certo. Dunque, i punti di forza, secondo lei, dell'azienda quali sono? Velocità, assolutamente, perché il cliente e il fornitore devono essere serviti nel modo più veloce e corretto possibile. E la flessibilità e anche innovazione, perché noi cerchiamo di anticipare i tempi creando soluzioni e alternative al cliente e ai fornitori stessi. Senta, io ho qua una domanda di quanto è importante la sostenibilità, me l'ha già accennata in un certo senso. Se vuole aggiungere qualcosa su questo, già il recupero di... La sostenibilità è fondamentale, fondamentale in un mondo che per esigenze produttive gli scarti ci saranno sempre. E quindi far capire alle persone che uno scarto non è uno scarto ma una risorsa deve essere fondamentale. Noi abbiamo lanciato anche un appello, stiamo lanciando un appello come azienda, che tutte le aziende dovrebbero seguire il nostro modello virtuoso. Abbiamo lanciato un SOS, addirittura un SOS economia circolare, perché ce lo chiede il pianeta, ce lo chiede, certo, in primis il pianeta, prima delle istituzioni stesse. Sai, io mi sono reso conto durante il lockdown, per esempio, vivendo da solo, della quantità di roba, di spazzatura che procuravo io, da solo, un, sì, essere umano solo. Immagino l'umanità in un giorno. Ce ne sono tanti, ma sono dettati principalmente anche da esigenze di produzione. Un prodotto non può essere perfetto se non dopo un ciclo produttivo che sia perfetto, certo, di per sé. Quindi gli scarti ci sono e ci saranno sempre. Progetti futuri? Progetti futuri. Ci stiamo certificando sulla sostenibilità delle nostre farinette ad uso energetico, a brevissimo. Abbiamo, insieme all'Università di Venezia e allo UOV di Venezia, abbiamo commissionato una ricerca per capire l'impatto evitato utilizzando gli scarti di prodotti alimentari. Quindi vogliamo capire noi stessi in primis quanto stiamo facendo bene all'umanità in base a parametri. CO2 è un parametro di tanti, perché non dobbiamo focalizzarci solo sull'impronta di carbonio che noi, certo, produciamo, ma ce ne sono veramente tanti parametri. E stiamo sempre alla ricerca di creare nuovi macchinari,
non per ultimo un impianto di sconfezionamento abbiamo appena realizzato, che brevetteremo a breve, e un impianto molto difficile, particolare, di svuotamento di prodotti contenuti all'interno di vasi di plastica o vetro rigidi. Noi volgarmente la chiamiamo smarmellatrice, questo progetto. Smarmellatrice. Smarmellatrice, perché invece di andare a inserire il prodotto dentro un contenitore, noi dobbiamo andarlo a togliere. Certo. I prodotti non sono sempre uniformi, quindi sarà un impianto che ci metterà alla prova, innovativo. Senta, allora a questo punto noi ci chiamiamo Top Secret, perché l'ultima domanda in realtà dovrebbe essere il segreto del successo dell'azienda che abbiamo come ospite. Ecco, se dovesse definire il segreto del successo dell'azienda? Il segreto del successo dell'azienda è, credo che il socio Giorgio Daniel lo rappresenti in pieno, è il fatto di voler sempre osare, saper osare e di non fermarsi mai davanti ai successi, perché bisogna sempre migliorarsi, alzare sempre l'asticella e non credere di essere arrivati e imparare sempre. Questo è fondamentale. Sì. Senta, no, vabbè, si prepari per le domande di sua figlia, perché arriveranno domande sempre più semplici e sempre più difficili. È vero. A cui rispondere. Bene, la ringrazio molto per essere stato con noi. Grazie mille, grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci.